Cena. In una piccola barchetta su un lago, due uomini siedono uno davanti all'altro. Li vediamo lontani, di profilo. Quello davanti indossa un cappello bianco e dà le spalle al suo socio. La luce è bassa, crepuscolare, ma permette ancora di intravedere le canne da pesca dei due che si tuffano nell'acqua, pazienti. Mentre l'uomo col cappello bianco recita un'Ave Maria, l'altro estrae una pistola dal pastrano e gli spara alla nuca. Fredo Corleone muore sul colpo. Il cinema è quel posto dove la vita incontra le storie proiettate sullo schermo e ci si tuffa dentro. Io sono Francesco Mandelli e questo è Quante Scene, il podcast di Cora Media e Universal Pictures Italia dedicato a tutto il cinema. Quello che abbiamo visto, quello che ci piace guardare adesso e quello che vorremmo vedere domani. Non vi faccio neanche perdere tempo a cercare di capire l'argomento di oggi. È ovvio che parliamo di saghe cinematografiche e lo facciamo partendo dalla saga per eccellenza, quella del Padrino. In questo caso Il Padrino parte seconda, nella scena in cui Michael Corleone dà l'ordine di uccidere il fratello Fredo che l'ha tradito. Caino e Abele chi? Vi devo confessare che mentre stavamo scrivendo l'episodio abbiamo avuto una piccola querela su quali serie di film si potessero considerare saghe e quali no. Secondo il vocabolario, saga è racconto, storia romanzata di un popolo, di un gruppo o di un personaggio o di una famiglia lungo il succedersi delle generazioni. Tutto questo per dire che non abbiamo capito di precisissimo quali siano i confini della saga, ma che comunque io sono convinto di aver scoperto la saga più longeva della storia del cinema. E ve la dico. Ma prima vi lascio 8 secondi per indovinare. Sette, otto. Ecco, secondo me è Vacanze di Natale! Eh? No? Ma è il racconto del popolo italiano nel succedersi delle generazioni! Vabbè, lasciamo perdere, decidete voi nel vostro cuore se darmi ragione o no. Ho sempre avuto l'impressione che la critica cinematografica più colta, o anche banalmente i vostri amici che hanno fatto il DAMS, abbiano la tendenza a pensare che certe saghe siano di serie A, mentre altre, la maggior parte direi, di serie B e C. Come se le saghe in qualche modo venissero sempre un po' liquidate come cinema di genere e quindi mai considerate grande cinema con la cine maiuscola. Solo pochissime si salvano dall'onta. Solo di pochissime potreste disquisire in una sala fumosa piena di cinefili col basco senza sentirvi cheap. Ad esempio, Il Padrino è senza dubbio saga di serie A. Così come i film di Truffaut dedicati ad Antoine Doinel. Poi gli 11 episodi di Heimat di Edgar Reitz, perché alla scuola di cinema di Via Colletta a Milano, corso di regia, se non avevi visto Heimat non ti facevano neanche entrare in portineria. E infine la trilogia dei colori di Krzysztof Kieslowski, blu, bianco e rosso. E poi basta, non me ne vengono in mente altri. Anzi, se ne conoscete altre scrivetemi. Dalla serie A passiamo alla serie B, che di base sono i franchising, le saghe che ci fanno battere forte il cuore. Perché di serie B? Perché se riveliamo un Tinder date di essere mega fan di Star Wars, il rischio di essere buttati nel pozzo dei nerd insieme a quelli che giocano a Dungeons & Dragons e a quelli che guardano i video dei gamer su YouTube è altissimo! In questa serie B, che ovviamente è la mia preferita, mettiamo tutte le saghe da esaltati. Rocky, Rambo, i Bourne, gli Oceans, i Ritorni al Futuro, gli Indiana Jones, gli 007. Tra l'altro, non so se ci avete mai pensato, ma 007 è un po' il festival di Sanremo del cinema. Chi lo fa quest'anno? Chi è la conduttrice? Cioè la Bond Girl. Infine, veniamo alla serie C, ovvero quando si raschia il fondo del barile. La serie C, secondo me, contiene quelle saghe che nascevano come film singoli, i cui produttori, dopo un grande successo di pubblico, hanno deciso di strecciare e portare avanti per mungere il mungibile. Qualche esempio, non odiatemi, sono solo un umile osservatore della vita. Bridget Jones, Scream, American Pie, insomma quelli lì che sicuramente ti intrattengono, ma non ti marchiano a fuoco il cuore di emozione. Sapete un'altra saga che mi viene in mente? I Soliti Idioti,
a tutti gli effetti una trilogia. Voi dove la mettereste? Serie A, B o C? Non rispondete altro. Non so se voglio saperlo. Sapete cos'è una cosa bella delle saghe? Che se un film ti è piaciuto tantissimo, attendi il nuovo episodio con una gioia e un'aspettativa da fanciullino proprio. Sai che ti aspetta una bella serata al cinema e rincontrerai personaggi che già conosci come fossero vecchi amici. Ad esempio, io non vedo l'ora di andare a vedere Cattivissimo Me 4 perché sono pazzo dei Minions. Nel nuovo film, Gru crede di aver raggiunto la felicità con sua moglie, le sue figlie, il suo ultimo genito e i suoi bei Minions. Ma non è così perché scopre che il suo arcinemico Maxime Le Mal è evaso di prigione. Sto già pregustando i popcorn. Comunque, come dicevo, le saghe sono stupende perché ti fanno sentire che il film non finisce mai. È la serie prima della serie, il lato sano del binge-watching. Però non vi nego che possono nascondere delle insidie. Insomma, quando guardi una saga possono succedere dei piccoli imprevisti che finiscono per urtare in modo profondo la tua anima. Procedo quindi a enumerare 5 cose che mi fanno arrabbiare quando sono lì bello paciarotto che mi sto guardando una saga in pace. 1. Quando da un episodio all'altro cambiano l'attore che interpreta uno dei protagonisti e il tuo cervello non lo vuole accettare. Ad esempio, nel primo episodio di Ritorno al Futuro, la fidanzata di Marty McFly, Jennifer Parker, è interpretata da Claudia Wells, mentre negli altri due da Elizabeth Shue. Ma dico io, ma che scherzi sono questi? 2. Quando da un episodio all'altro cambiano il doppiatore di uno dei protagonisti. Non riesce a uscire dallo straniamento. Pensa se un tuo amico un giorno arriva e ha una voce diversa, quantomeno ci resti male. 3. Come cazzo si chiama? Darth Fener, Darth Vader, Darth Father, Darth Fener, Darth Fenech, Darth Fender, Darth Federer, come si dice? In inglese Vader suona come Father, da qui il bisticcio. Ma perché in italiano è diventato Fener? Che non c'entra nulla con padre, perché? Allora chiamiamolo Darth Pader, o Darth Padel se vuoi essere contemporaneo. 4. Quando non ti ricordi niente dell'episodio precedente e allora passi metà film distratto a cercare di ricostruire quello che sapevi. Che se sei un secchione ripassi la sera prima riguardandoti tutto, ma se non lo sei, come il sottoscritto, arrivi al cinema completamente impreparato e brancoli nel buio per ore, come un pesce rosso che pensa di vedere per la prima volta la pianta di plastica della boccia in cui vive da 10 anni. 5. Mi dispiace molto per gli attori che restano incastrati nelle loro saghe. E guardandole mi sembra anche un po' di contribuire al loro incasellamento. Tipo Daniel Radcliffe, prigioniero per sempre del suo Harry Potter. Oh, che poi magari lui sta benissimo ed è innegabile che sia rimasto nella storia del cinema. Però boh, io sono un po' in pensiero per lui e l'evoluzione della sua carriera. E niente ragazzi, si conclude così questa puntata di Quante Scene, senza che io abbia ancora fatto neanche mezza battuta sull'ammazzarsi di saghe. Ma non disperate per questo distacco, perché la nostra è senza dubbio una saga. Quindi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao! Quante Scene è un podcast di Cora Media per Universal Pictures Italia. È scritto da Francesco Mandelli con Silvia Righini. Cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa. Executive producer Ilaria Celeghin. Supervisione, suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio Cosma Castellucci. Fonico di studio Luca Possi. Post producer Matteo Scelsa.